Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Le lezioni sono iniziate esattamente un mese fa, il 12 settembre, ma per la scuola valtellinese Valchiavennasca questo è e resta un periodo particolarmente difficile, reso ancora più denso di incognite dall'inchiesta che vede dalla scorsa settimana gli arresti domiciliari il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari. I timori non mancano, anche perché questa bufera ha paralizzato la macchina organizzativa proprio mentre questa ancora doveva ultimare le nomine necessarie per affrontare in modo adeguato l'anno. A seguito di questa inchiesta temiamo, come organizzazioni sindacali, in questo caso come FLC-CGL, che le istituzioni scolastiche del nostro territorio rimangano in balia delle problematiche connesse all'anno scolastico che è appena iniziato. Pertanto siamo a chiedere a gran voce all'USR Lombardia che nel più breve tempo possibile nomini un reggente per la provincia di Sondrio. Ma l'inchiesta sull'operato del provveditore Molinari non è l'unico punto che in questi giorni agita coloro che a vario titolo si occupano di scuola e soprattutto tengono alla scuola. È di questi giorni una discussione che si sta facendo dal punto di vista degli enti locali, degli amministratori locali, per quello che riguarda il dimensionamento delle scuole e la razionalizzazione delle risorse sul territorio. In particolar modo mi riferisco all'operazione di unificare i due comprensivi di Morbegno, l'IC Spini Vanoni e l'IC2 Damiani. Scelte politiche, secondo Turcatti, che più che guardare a potenziare e migliorare l'offerta formativa locale, mirano al mero risparmio. Unificare due scuole vuol dire chiaramente ridurre l'organico, e quindi da due dirigenti ci sarebbe un solo dirigente, da due DSGA ci sarebbe un solo direttore dei servizi amministrativi. Razionalizzare le risorse è inevitabile, ammette la segretaria generale della FLC-CGL, anche alla luce dei dati di decrescita demografica. Tuttavia, per arrivarci, esattamente come invocato settimana scorsa anche dalla CISL Scuola, serve il coinvolgimento di tutte le parti sociali per considerare da ogni possibile punto di vista le soluzioni migliori. Consideriamo che, al di là degli addetti ai lavori, comunque dobbiamo tenere in considerazione il primo, chiamiamolo, utilizzatore finale della scuola, che è il bambino, che sono i bambini, sono gli studenti, che saranno poi le donne e gli uomini del futuro. Turcatti, oltre al dimensionamento dei due istituti comprensivi di Morbegno, fa cenno anche al caso del plesso di Rasura, dove, nonostante il numero di iscritti fosse in linea con la normativa vigente, in fase di organico provinciale l'amministrazione scolastica non ha concesso le risorse necessarie per poter costituire una seconda pluriclasse. Ci troviamo in una situazione un po' al limite, del diritto allo studio. Chiediamo a maggior ragione un incontro col presidente della provincia e sollecitiamo l'USR al fine, appunto, di nominare un reggente che venga sul nostro territorio e per il buon funzionamento dell'ufficio scolastico territoriale.